Quanto cavolo è figa questa fontana, ragazzi! Wonderwall è una fontana a ventaglio, quando la si accende partono tutti i tubi in una volta sola, in un ventaglio pazzesco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Pirotecnica La Torretta. Io sono Samu, il nostro Nico non è qua, ma è in arrivo, spero presto, non lo so. Iniziamo col farvi vedere i prodotti che andremo a sparare questa sera. Spareremo delle fontane veramente fighe. Abbiamo preso tutto quanto da Fuochi e Festa, questo importatore negozio romano che tratta tanto materiale estero, tanto materiale Leslie, Zena, Volt. Se non avete visto il video dei coni, andatelo a vedere, c'erano dei coni pazzeschi, veramente pazzeschi. Beh, direi che possiamo vedere i prodotti, ma prima vi ricordo il merch a sito. Comprate il merch a sito perché grazie a quello potremo portare nuovi video, nuovo materiale e divertirci veramente tanto tutti insieme. Vi ricordo di iscrivervi a Instagram, TikTok e tutti gli altri nostri profili. Ma adesso passiamo a vedere le fontane. Inizieremo, ragazzi, con questo poker di fontanelle. Sono l'equivalente delle fontane assortite di Fuochi e Festa. L'importatore è Leslie, l'importatore europeo è Leslie, l'importatore italiano è Fuochi e Festa. Fuochi e Festa lo porta in Italia, Leslie lo porta in Europa. Mi sono un attimo infarfugliato, ma vabbè. Una cosa figa che vi faccio notare di queste fontanelle, che contengono 14 grammi a testa, è: guardate i nomi, ragazzi, questo mi fa pensare che abbiano tutti effetti diversi. Qua abbiamo Peacock Fountain, quindi questa probabilmente fischierà. Tricolor Fountain, questo qua dovrebbe avere tre colori, suppongo, poi magari sono nomi dati a caso per culare quelli che come me ci credono. Golden Daddy, non lo voglio sapere oggettivamente. Silver Glittering Flower, quindi fiori a glitter argento. Grandi skill di traduzioni qua, raga. Sono l'equivalente delle fontane butterfly. Secondo me saranno molto, ma molto più fighe delle butterfly tradizionali. Ma molto più fighe. Passeremo poi a questa fontana multicolor, rivenduta da Fuochi e Festa, importatore europeo Pirogiochi, che tra il resto è un importatore italiano. Questa fontana contiene 16 grammi, mi viene da dire che è la butterfly di Pirogiochi essenzialmente. Ci sbronzeremo poi malamente con una fontana champagne, una bella bottiglia di champagne. Stupendo. Importata dalla Leslie, importata in Italia da Fuochi e Festa. Contiene 28 grammi e già qua guardate il cap protettivo. Stupendo, stupendo davvero questo cap protettivo. Proseguiremo con la fontana multieffetti. Riconoscete il format Pirogiochi. Pirogiochi è veramente super riconoscibile nei suoi prodotti. 48 grammi, sembra già una grammatura interessante per questa fontana che non è tutta piena, la vedete, si può schiacciarla. Proseguiremo poi con i tre pezzoni finali per cui sono più gasato. Abbiamo qua questa Red Blink. Red Blink è della Red Wire, che essenzialmente è un sottobrand della Leslie. Su Red Wire trovate dei prodotti veramente spettacolari. Leslie l'importatore europeo, Fuochi e Festa l'importatore che lo porta in Italia e lo commercializza in Italia. È una batteria di fontane, cioè ragazzi guardate quanto è piccola, è veramente piccola, ma qua dentro ci sono tre tubi, veramente una bestia. E poi i pezzoni, guardate questa Wonderwall, ragazzi, stupenda. A parte la grafica che è veramente pazzesca, ma poi anche l'effetto che farà. Guardate qua, abbiamo una piccola preview con i dati tecnici. Durerà 25 secondi, arriverà a 3 metri l'estensione dell'effetto, 80 grammi la polvere dentro questa bellezza. Sembra poco, ma ragazzi sono 4 tubi angolati in un effetto veramente pauroso. E chiuderemo con quella che forse sarà la più brutale della sera, Fontanix, sempre Leslie, questo fontanone spettacolare, indovinate un po' la grammatura, 200 grammi raga, 200, sono veramente tanti ragazzi, batteria di fontane, anche qua si accende la miccia e parte tutto insieme in un gigantesco ventaglio crackling, bello cattivo. Bene ragazzi, iniziamo con le fontane assortite della Leslie. Abbiamo qua la Peacock Fountain, questa probabilmente fischierà, ma non ne ho la minima idea. Andiamo sulla nostra rampa di lancio sopraelevata, perché le fontane sopraelevate rendono sempre un pochettino meglio, e fuoco alle polveri, raga.
quindi la incenerivo. Boh, che rosso, raga. Bel rosso. Bel colore vivido. Già vedo una fontana che è su un altro livello rispetto alle butterfly classiche. Dura poco, dura sicuramente poco, ma la ricchezza cromatica, la ricchezza in lucentezza dei colori è straordinaria. Andiamo con la seconda, ragazzi. Questa era la Pika, che già vedo che non c'entra un cacchio il nome. Vediamo se le prossime c'entrerà. Andiamo con la Tricolor, dovrebbe essere tre colori, raga. Saranno tre, contiamoli. Ditemi nei commenti quanti colori avete visto. Verde. Mamma, che stelle paurose. Forse giallo. Solo io ho visto solo verde? Non lo so, scrivetemelo nei commenti, ma a me non so, è parso che mancassero un paio di colori così a occhio. Boh. Fa niente. Però devo dire che il verde era sicuramente molto intenso, molto valido. Andiamo con la Golden Daddy. Oh, che getti delicati. Stupenda. Un po' di umidità, ragazzi, quindi insomma quello che è. Bellina, durano davvero poco. Va bene, ragazzi, simpatiche queste fontanelle assortite. Bello che non siano comunque tutte lo stesso effetto. Ci sono fontane butterfly che sono tutte piatte uguali, queste invece variano tutte. Questa è sicuramente una ricchezza che fa qualità. Andiamo con la Silvery Glittering Flower. Vediamo un po' come sarà. Bella, molto delicata, sempre molto delicata. Questa un po' accecante, devo dire. Bellina, devo dire, tra le tre sicuramente la rossa e la verde le mie preferite, ma ditemi nei commenti quale delle quattro avete preferito. E adesso proseguiamo con la prossima. Bene, ragazzi, proseguiamo con la fontana multicolor tiro giochi rivenduta da Fuochi e Festa. Andiamo. 16 grammi in questa fontanella. Bella, guardate, ragazzi, che partita rosso-verde, prosegue getto stile cono. Complimenti Piero Giotti su questa fontanella. Varianza di nuovo. Vacca. Complimenti Piero Giotti. Raga, devo dire, complimenti Piero Giotti per la fontana. Complimenti Fuochi e Festa per la scelta. È una fontana da 16 grammi. È una fontana da 16 grammi e ha variato tre volte l'effetto. Tanta roba. Davvero grandi complimenti. Davvero nulla da dire per questa fontana. Ma proseguiamo con una di quelle che più mi incuriosiscono, che sono questa bottiglia di champagne. Devo dire, ragazzi, che l'ho presa solo per la forma. Quando il marketing ti frega. Ebbene, eccoci qua. Tana per me. È leggerissima, spero non si ribalti. Andiamo con la fontana. Bottiglia di champagne. Oh, bella. Fiocchi delicatissimi. Oh, oh. Varia su questo oggetto stile cono. Crackling. Delicato, ma c'è. Bello, bello. Durata pochissimo, ragazzi. Però gli effetti c'erano. La qualità era sicuramente valida. Bella, bella qualità. Certo, mi viene da dire che in una confezione così grande potevano cavarci qualcosina di più dentro. Non so se si nota, ragazzi, ma
il tubo non arriva neanche in fondo. Fate una bottiglia così grande e faccelo arrivare fino in fondo il tubo a questo punto, anche perché gli dai una stabilità maggiore. Però nonostante questo è bella, ludica, poi se ci sono bambini con cui sparate, questo è sicuramente un prodotto molto molto ludico. Bene ragazzi, proseguiamo con la fontana multi effetti e poi faremo una pausa per aspettare il nostro Nico che arriverà, spero, forse, chi lo sa, è bloccato nel traffico. Andiamo. Non vorrei gufargliela. Questa inizia a essere una fontana un po' più corposa, qua c'è una bella grammatura, raga. Oh! Che razza di getto ha fatto? Bel colore, bella colorazione, questa specie di scoppiettio leggero. Cacchio, ma non possono vendere questo anziché certa roba che hanno. È già finita? No, niente, scherzavo, Lidl, potete anche non prenderla. Prendete l'altra, questa anche no. Un po' troppo scarsa come durata. Capisco che ha fatto un getto da paura all'inizio, però cavolo, 48 grammi, mi aspetto una durata un minimo superiore. Indovinate un po' chi è arrivato? Ciao ragazzi, sono arrivato. Era anche ora. Andiamo con la Red Blink e te la lascerei accendere a te. Vai, subito, pronti via. Questo è il primo pezzo veramente in cui si alza il tiro, raga. So che forse è un po' basso il gas. Questa è veramente particolare, Red Wire Leslie. Oh, ecco dove era il blink. Accecante. E spaga questo, ragazzi. Spaga un effetto veramente diverso. Io non l'ho mai visto in una fontana, non so te. È un colore che non... Sono flash rossi. Flash rossi, ma... belli. Per il resto fa un colore... Cioè, fa un rumore mega ASMR. O come in un video che vedevo oggi pomeriggio, uno che diceva ASMR. ASMR, suoni ASMR. Guarda tutte le nuvolette. Fa un botto di anelli di fumo, è vero. Stupenda. Che ne dici? Bella, bellissima. Sì, molto particolare. Molto particolare. Ci sta, diversa, ma io lo so che tu punti ai fontanoni. Esatto. Io. Si fottano ste cose piccoline. No, vabbè. No, bella. Però ragazzi, adesso chiudiamo in bellezza. Wonderwall Leslie, questa ha un angolo stupendo. Ragazzi, sono arrivato per questo, quindi vediamo. Prima volta che la vedi in azione. Va che roba! Bella. Bellissima, stupenda. Questa da portare a una festa non ti fa sfigurare, no, come, per niente, come inizio. Ma anche a un matrimonio, tra anche a un matrimonio, vero, bravo. Tipo dietro la torta, non lo so. Sì. Spettacolo. Magari un po' rialzata. Sì, magari lontana dalla torta. Sennò potrebbe essere problematico. Bella. Un bell'oro ricco. Non dura tantissimo perché ti brucia 80 grammi in 20 secondi. Sì, però bella. Però figa. Carina. Piace? Piace. Vai. I colori, oro. E mo c'è quella che mi ha incuriosito di più. Sì, Mi sembra, non lo so. Non sarà è... perché è su una base di compensato? Questa è talmente una bestia che c'è la base intrucciolare. Ci aspettiamo molto, vediamo se saremo delusi. Vediamo. Indovina quanti grammi brucia questa. Quella mi hai detto? 80. 80? Questa 100? Raddoppia e ci sei. 200, ragazzi. Inizia a essere notevole. Cioè ragazzi, qua dentro c'è una batteria da 25 colpi, 20 mm. Per Vado. Intenderci. Facciamo Vai. Partire. Fai partire il sogno. Sogno americano. Fontan X, questo è più il sogno olandese, dovrebbe essere violento. Eccola.
cosa abbiamo visto, ragazzi. Devastante. Questa è devastante. Questa, questa magari occhio ai compleanni e matrimoni, perché sì, veramente è una bestia, ragazzi. È una bestia. L'effetto wow sicuro lo avete. Quindi sì, l'effetto wow c'è. Anche perché poi non è che ti fai preparare con una parte, esatto, in cui inizia col... No, proprio boom, bam, esatto, cattiva. Bella. A gamba bella, tesa nei denti. Madonna, ragazzi, questa non me l'aspettavo. Non te l'aspettavi, così, eh? No. Bellissimo. E bellissimo, ti brucia 200 grammi in 30 secondi. Sì, neanche forse, perché veramente... Ma poi parecchio alta, però. Sì, sì, sarà andata su 3 metri, metri facili. 3 metri tutti. Ragazzi, queste sono le fontane che abbiamo preso da Fuochi e Festa. E molto qua, ragazzi, bella, le pagate un pochettino di più, ma la qualità c'è, cazzo. Quello, guarda, su quello non si può dire di no. Veramente tanta roba. Tanta, tanta roba, ragazzi. Se fate un giro da Fuochi e Festa, prendetele in considerazione, perché sono veramente fighe. E io ringrazio questo negozio romano per portare in Italia questo materiale della Leslie. È veramente, sì, pauroso. Nei commenti, come al solito, vi chiediamo di dirci la vostra preferita. Sì. Tra la questa e la Wonderwall? Sì, direi tra le due un po' più grosse, perché... Vai, tra questa, la Wonderwall e buttiamoci dentro la Red Blink, va. Sì, anche la Red Blink aveva un effetto particolare. Sono tutte così, particolari. Diteci qual è stata la vostra preferita e, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao!